Allora, io sono grato a che la CEI ha scelto questo progetto in Uganda delle giustizia e pace perché è un progetto veramente valido, ha un aspetto ecclesiale molto importante. In Africa alcuni elementi culturali che hanno una loro funzione nella cultura e nelle tribù sono di ostacolo alla giustizia. Per esempio, il potere assoluto degli anziani, dei capifamiglia, e quindi si trasporta, diventa potere assoluto anche per gli amministratori locali e per il governo, per la polizia, per dialogare con queste persone, capire che ogni autorità è servizio e non dominio e non potere, non controllo degli altri, ma vero servizio per una buona organizzazione, è veramente importante. Parlare di giustizia vuol dire anche affermare la fratellanza, l'uguaglianza a tutti i livelli, il rispetto di tutte le persone, indipendentemente dalle culture, dalle lingue o dagli orientamenti. Quindi possiamo dire che con la nascita di questo Centro Giustizia e Pace intitolato a Giovanni Paolo II si è fatto un passo avanti nell'affermazione poi di questi diritti umani di Sì. base. Direi di sì, si è messo in moto una massa di persone, specialmente nel campo dell'educazione, nel campo della polizia, nel campo dei politici. Abbiamo anche un legame con i politici, abbiamo un osservatore in Parlamento col quale si collabora e quindi si fa il cosiddetto lobbying, fatto bene, non per interessi economici, ma per far valere veramente i valori importanti per la società e per le persone. Quindi sì, si sta lavorando parecchio, quello che è stato fatto è molto di più di quello che si pensava di riuscire a fare quando siamo partiti, la prospettiva è buona, l'accoglienza anche sul territorio è molto importante, è accettata da tante organizzazioni, la collaborazione con altri istituti, anche con le Nazioni Unite, è importante e quindi c'è una sinergia che può produrre ancora buoni risultati.